Torna alla Books Review. Eccoci con un libro, ovviamente, dell'autore che abbiamo affrontato lunedì nel 5 per un autore che ha segnato il grande ritorno dopo la lunga pausa di questo mese. E sto parlando della vera storia di Capitan Uncino di Pier Domenico Baccalario, uscito nel 2011 per PM Editore. Come vi avevo detto quando vi avevo accennato alla lettura di questo romanzo, è una sorta di retelling, o almeno io credevo fosse una sorta di retelling, cosa che non si è rivelata del tutto vera durante la lettura, quando poi effettivamente l'ho concluso e ho scoperto di cosa si tratta. Non è un vero e proprio retelling, credo che Pier Domenico Baccalario si sia rifatto a dei personaggi di avventura famosi come per esempio Robinson Crusoe o altri pirati particolari, personaggi della pirateria, della storia della pirateria, per ricreare la storia di come è nato Capitan Uncino alias James Fry, che comunque ha la sua leggenda personale, per poi arrivare alla stesura di Peter Pan. La nostra storia inizia nel 1829, nel giorno della nascita appunto di James Fry, figlio illegittimo del re d'Inghilterra, che però ovviamente viene ripudiato in segreto dal fratello, che aveva paura di questioni di eredità, di passaggio del titolo di re e via dicendo. Quindi insieme alla madre May vengono portati in una colonia indiana. Il nostro James Fry, alias Capitan Uncino, che diventerà Capitan Uncino alla fine della storia, cresce in questa colonia, però continua ad avere una grande passione per il mare, per la pirateria, vuole partire, cioè l'unico desiderio che ha da sempre è quello di partire. Lui non vuole neanche conoscere suo padre, non vuole assolutamente fare niente, e la spinta per partire gliela dà la madre nel momento in cui gli fa sapere che ha intenzione di risposarsi, o meglio di sposarsi, perché effettivamente la madre non era sposata. A quel punto scappa su una nave e subisce un naufragio, conosce in questo naufragio alcuni pirati o comunque alcuni marinai di questa nave, da lì comincia a vivere diverse avventure che partono da questo naufragio, nel quale poi conosce il capitano James Moore, che se lo porta sulla nave come vice e gli insegna tutti i trucchi della pirateria, e infine ci ritroviamo a un ritorno appunto in Inghilterra, a Londra, nel quale lui scoprirà la sua vera identità e si ritirerà dalla vita di pirateria, conoscendo James Barry, che è appunto l'autore di Peter Pan, e raccontandogli la sua storia lo ispirerà alla stesura dell'intera trama del romanzo classico che tutti noi conosciamo. Difatti nella storia che noi leggiamo qua ci sono un sacco, ma proprio un sacco, di riferimenti o almeno di somiglianze tra alcuni personaggi che vediamo nella storia storica di Capitan Uncino, di James Fry, e i personaggi effettivamente iconici della storia di Peter Pan, come per esempio questa leggenda del campanellino, come il coccodrillo sacro con il quale si affronta James Fry e la sua truppa. Ci sono personaggi come il professor Neville, se non mi ricordo male, che ricorda tantissimo Spugna. Insomma, ci sono un sacco di analogie con la storia di Peter Pan, e infatti il nostro romanzo, come vi dicevo, si conclude con Capitan Uncino, che diventerà Capitan Uncino solo nel romanzo, che racconta la sua storia nel dettaglio a James Barry, che poi successivamente qualche anno dopo gli invia una delle prime copie del romanzo, rappresentandolo al meglio, molto meglio quasi che nella vita reale. Perché mi è piaciuto questo romanzo? Per quanto non mi piaccia il genere storico di avventura, devo dire che lo stile di Pier Domenico Baccalario non si è smentito nemmeno qui, e mi ha permesso di godermi effettivamente la lettura di questo romanzo con passione, e sicuramente anche il fatto di inserire tutte queste piccole segnali, questi piccoli indizi che conducono poi alla storia di Peter Pan, ha contribuito al mio interesse. Mi ha appassionata, e soprattutto mi è piaciuta un sacco questa divisione del romanzo in tre parti. La prima parte, che si chiama James Fry, e vede appunto tutta l'infanzia e l'adolescenza del nostro protagonista. Poi, quando viene a conoscenza del capitano James Moore, che è un po' tipo il suo mentore per quanto riguarda la pirateria, c'è la seconda parte, che si chiama appunto James Moore, e l'ultima parte, che è la più corta, è quella che si chiama James Barry, perché appunto c'è anche questa cosa che si chiamano con lo stesso nome. Non so se è una coincidenza oppure se è realtà o una cosa inventata appositamente, non mi sono informata, ma l'ultima parte è quella che, inutile dirlo, mi è piaciuta di più, perché effettivamente arrivi a una conclusione che collega tutto, che è sorprendente, perché fino alla fine tu pensi che la storia di Capitan Uncino sia la storia vera, che poi viene ripresa
nella storia, oppure addirittura io avevo pensato che chiamandosi James anche lui fosse tipo James Barry, uno pseudonimo del Capitanuccino, quindi cioè, mi ero fatta tutti i miei film, invece nell'ultima parte appunto si viene a sapere questa cosa ed è stata una cosa fighissima. In più c'è questa annotazione storica, diciamo, per il quale in ogni parte c'è un'ulteriore suddivisione per annate, quindi c'è questo periodo storico nel quale tu, se sei minimo informato, sai che cosa succede nel mondo, com'è gestita l'Inghilterra, la pirateria, anche l'Oriente, le colonie, via dicendo, e quindi tu contestualizzi, ecco, è una cosa molto interessante il fatto che viene tutto contestualizzato a livello storico ed è una particolarità ulteriore di questo romanzo per il quale mi è piaciuto molto. Infatti, come dicevo, appunto, contestualizzando in maniera storica il romanzo è una cosa bellissima perché nel frattempo, mentre vieni a conoscenza di tutta la storia di James Fry, fai anche una sorta di ripasso della materia storia, della storia inglese, della storia della pirateria, di vari fattori appunto storici, e riesci a entrare veramente dentro la storia. Questa è una particolarità di cui avevo già parlato lunedì, di Pier Domenico Baccalario, che riesce benissimo a contestualizzare ogni sua storia, qualunque sia la location, qualunque siano i personaggi, qualunque siano le tematiche generali che vuole trasmettere e così via. E lungo il percorso appunto ci sono anche un sacco di indizi che ti portano poi al classico di Peter Pan, che se tu l'hai letto prima, infatti una cosa che vi consiglio è di leggere prima il classico Peter Pan e poi questa storia, ritrovi un sacco di sfaccettature, di indizi che ti portano poi a pensare automaticamente al romanzo. Anche il personaggio di Wendy secondo me è ritornato da qua fino al romanzo vero e proprio di Peter Pan. Una cosa che ho apprezzato tanto è che non ho risentito della mancanza di una storia d'amore. Di solito quando vado ad approcciarmi ad un romanzo storico, un romanzo d'avventura, un romanzo di fantascienza, vado a ricercare la storia d'amore, che è di solito quello che mi permette di continuare gli intrecci amorosi, cose del genere. È uno dei miei generi preferiti, quindi è ovvio che se mi approccio a un genere che normalmente non leggo, vado a ricercare un fattore che comunque mi porti fino alla fine della lettura. La particolarità di questa è che non c'è una vera e propria storia d'amore, c'è l'amore in varie forme, in varie sfaccettature. C'è un amore infantile, c'è un amore adolescenziale, un amore da madre a figlio e viceversa, un amore tra cugini, insomma ci sono varie cose che anche queste vanno contestualizzate ovviamente nella storia, nel contesto storico nel quale ci troviamo, però appunto ci sono varie forme d'amore, ma non c'è una vera e propria storia d'amore se non quella tra James Fry e l'amore per il mare, la pirateria e tutta la vita che comporta il viaggiare per mare su una nave. In conclusione, un romanzo che assolutamente io vi consiglio di leggere, un autore che io vi consiglio di iniziare ad approcciare, e questo è un ottimo romanzo per iniziare ad approcciarsi con questo autore. Sono sicura che una volta che avrete letto questo avrete voglia di leggere altro di Pier Domenico Baccalario. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto, che la recensione vi sia piaciuta e vi abbia invogliato a leggere questo libro. Se è così, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete letto altro di questo autore, che cosa mi consigliate e quale libro dovrei andare a recensire più avanti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social, e se vi piace questo canale, quello che faccio, questo format via dicendo, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con Cartoon Joe, invece ci vediamo con la prossima Books Review ovviamente il 25 di luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!